every day. You can dive, you can know, you can kiss me every day. You can like, you can love, you can trust me every day. You can smile, you can groove, you can dance me every day. You can laugh. Thank you.
Non facciamo sponsorizzazione a nessuno. Però lo dobbiamo ringraziare. Finalmente voi in radio, come dire, qualcuno è buono. Sì, Sabri, però pure l'aglio, dai. Vabbè, l'aglio è la meno spesa, l'aglio. Quindi pasta con il broccoli allunato, tutto bene. No! Iniziate il 6 marzo 2015. Aspettate un attimo, invece vi vado a leggere quello che ci scrive Martina e poi continuiamo. Allora, personalmente dal Natale adoro soprattutto i preparativi, realizzare i decori e farlo assieme ad amici e famiglia, preparare i biscottini come tutti gli anni con mia sorella e la mia mamma. È l'attesa del Natale che è magica, vedere le luci in città che aumentano di giorno in giorno e pensare a qualcosa di carino che possa piacere alle persone che amo, qualcosa che possa sorprenderli. Grazie Martina, grazie anche a Leonora che ci sta scrivendo e ci dice che comunque il Natale e il clima natalizio è comunque una festa per tutti. Invece vi vado a leggere... Ecco, io andrei a casa di Martina solo per i biscottini. Andiamo tutti a casa di Martina. Esatto, che sono buonissime. Allora, oggi è l'ultima puntata di un'avventura iniziata il 6 marzo 2015, The Young Citizen On Air, la web radio che ha consentito ai giovani di 16-23 anni di partecipare e co-condurre trasmissioni radiofoniche in diretta web per condividere la musica ed affrontare argomenti proposti dai giovani, interagendo direttamente con gli ascoltatori ed esprimendo la propria opinione. Questo progetto ci ha dato l'opportunità di incontrare tanti ragazzi che con grande disponibilità e generosità ci hanno aiutato a realizzare ben 29 puntate di The Young Citizen On Air. Essendo l'ultima puntata, mi tocca fare qualche ringraziamento. Non me ne vogliate, ma è giusto e doveroso. Perché grazie a molte persone abbiamo potuto realizzare questo progetto. Non vado a ricordare tutti i nomi dei collaboratori di questa bella macchina organizzativa, ma due nomi per iniziare li voglio fare su tutti. Inizierei con ringraziare il presidente dell'associazione, il nostro caro dottor Davide Di Pasquale, promotore, sostenitore e motivatore di questa iniziativa. Coadiuvato ovviamente dal vicepresidente dottoressa Leonora Di Liberto e da tutto lo staff dell'associazione. Grazie ai miei collaboratori Sabrina e Marco, ciao Marco, ciao. Con i quali abbiamo preparato queste puntate, ma il ringraziamento più caloroso, permettetevi, va fatto a questi ragazzi che sono stati ospiti e attori delle varie puntate e proprio per questo ci terrei a nominarli uno per uno. Abbiamo Giulia. Grazie. Che ha fatto con noi una decina di puntate circa. 12, per l'esattezza. Abbiamo Riccardo, Tiziano, Andrea 1, Joana, Elisa, Mikhail, Andrea 2, ciao. Vito,
Marta, Gabriele, Cristel, Fabiola, Ferdaus, Samira, Fatima, Sonia, Aurora, Emanuela e Chiara. Per loro non è stato facile, li capisco bene. Anche io ci sono passato, hanno dovuto superare la loro timidezza, l'imbarazzo infinito di parlare in radio, la paura di non dire le cose giuste o di fare brutta figura. Però credetemi, ragazzi, ognuno di voi è stato bravissimo, ognuno di voi ha dato qualcosa di sé, ha condiviso generosamente il proprio pensiero e le proprie emozioni, toccando argomenti dei più svariati, ma che sentivate vostri. E non c'è cosa più bella di aprirsi, di mettere a nudo le proprie emozioni, i propri vissuti, i propri pensieri. Ancora, grazie. Ringraziamo tutti noi, ovviamente i ragazzi in primis, e tutto quello che ha detto Gaetano, ringraziamo tutte le persone che ha nominato, Davide, Eleonora, assolutamente. Però, scusatemi, applauso e ringraziamento a Gaetano, perché se non ci fosse Gaetano qua, noi zero, quindi grazie. Grazie, siamo stati tutti importantissimi.